Ok, buongiorno a tutti, ciao Giuseppe, io Ciao sono Francesco. Francesco Oppi, per la rubrica Il Guado in Galleria, nella social TV di Libreria Bocca, il Salotto in Galleria, uno spazio aperto all'aperto, uno spazio che sta avendo un successo notevole, al quale speriamo di dare il nostro contributo. Come dicevo, siamo qui con Giuseppe Abbati, artista visivo, con una storia già lunga, nonostante l'età giovane. E volevo chiederti, Giuseppe, entriamo nel vivo del tuo fare arte. Raccontaci un po', quasi fosse una descrizione anche visiva, in che modo lavori e da dove parte il tuo modo di intervenire con i colori e con le forme. Innanzitutto buongiorno a tutti e ciao a tutti quelli collegati. Il mio lavoro occupa la mia vita da tanto tempo e diciamo che io ho due canali espressivi importanti. Il primo è tutto il lavoro sulla figura e il secondo è sugli interni. Oggi mi preferirei concentrarmi sulla figura. Quindi la figura. Sono sempre stato attratto dal lavoro degli artisti del 500, dal 500 all'800, quindi tutto il lavoro sul ritratto. Io ho ripreso questa modalità del Questo ritratto, stilema. questo stilema, e l'ho trasformato, ho cercato almeno di portarlo a un livello contemporaneo, insomma, più vicino alla nostra società. Io lavoro con il collage e con i frammenti, quindi ritaglio riviste, ritaglio molte riviste che ovviamente raccolgo, che la gente butta via, e da quelle riviste diventano per me è l'inizio, il pane, e da lì comincio a costruire l'opera. I frammenti, cosa faccio? Ritaglio dei frammenti che vanno poi a riempire il viso, a costruire una struttura sul viso che va a cancellare l'identità, quindi è un po' il contrario quello che faccio. Piuttosto che fare un ritratto, io cancello l'identità e quindi così diventa una cosa divertente Senti, ma e interessante. allora tu cancelli l'identità. Sì. Siamo partiti dal ritratto, io conosco il tuo lavoro da tanto tempo, io mi ricordo che invece inizialmente erano proprio ritratti invece costruiti. A un Sì. certo punto sei arrivato a quelle che tu chiami implosioni, dove questo volto si sgretola attraverso questa deformazione così. Una mia curiosità, ma penso che possa essere una curiosità di tutti quelli che conoscono il tuo lavoro. A un certo punto hai sentito un'esigenza formale o c'era un trauma, c'era un... Ma diciamo che io sono partito in classico, quindi come tutti gli artisti, quindi dipingendo Ad ad olio, olio, mi l'olio ricordo. su tela Sì, classico, esatto. insomma. Poi questa cosa non mi soddisfaceva, avevo voglia di andare più in profondità e quindi ho iniziato a ritagliare delle riviste e a intervenire sul volto. E lì mi sono sentito più vicino alla mia essenza, a quello che volevo raccontare. È come se praticamente tutti questi piccoli frammenti che vengono messi insieme alla fine sono una specie di metafora del nostro tempo, insomma, come se raccogliamo ognuno, sono tante piccole voci che poi vanno a cancellare un'identità, ma ne creano una nuova. Volevo andare più in profondità, Un'identità sostanzialmente, collettiva in qualche un'identità modo. collettiva. Senti, ma quali sono i tuoi riferimenti? So che tu sei autodidatta innanzitutto e so che però questo autodidattismo l'hai nutrito abbondantemente. Come l'hai nutrito? Quali sono i tuoi riferimenti più che ci vuoi narrare? So che ogni artista ha dei numi, no? Dei maestri in tutti i campi dell'arte. Beh, qui siamo nel luogo giusto perché io sono un collezionista di libri d'arte, quindi qua da Giorgio è proprio. Mi sento praticamente a casa perché è un luogo bellissimo.
collezionando libri d'arte ho raccolto, insomma, ci sono stati molti artisti che in vari periodi hanno influenzato, insomma, il mio lavoro, da Francis Bacon molto, poi c'è Giry Collard che mi piace tantissimo, che ha fatto solo collage nella sua vita, c'è Rauschenberg ad esempio, insomma tutto il mondo, beh, poi ovviamente la nascita del collage con Picasso, Braque all'inizio del Novecento. Quindi sono citazioni che ha fatto anche Flaminio Goldoni nella critica che ti ha dedicato. Sì, Flaminio ha scritto un bel testo. Sì, un testo importante che suggerisco a chi non conosce l'opera di Giuseppe di trovare, penso che in internet si trovi, come le opere di Giuseppe le trovate sul sito, attraverso il sito guadofficinecreative.it, ma anche attraverso il sito giuseppeabbati.it, che so che è in fase di restyling, sì, ci sono delle opere. E poi lui ha una pagina Instagram, quindi Giuseppe Abbati-G, dove potete trovare il suo lavoro. Senti Giuseppe, io con te volevo parlare anche di una cosa di cui si parla poco in Italia, ed è un discorso che vale non soltanto per te ma un po' per tutti. La grafica d'arte, un tema che è tanto caro in tante parti d'Europa e del mondo, in Italia ancora non ha trovato una diffusione così capillare come ad esempio in Francia o in Svizzera o in Germania o negli Stati Uniti naturalmente. Tu cosa ne pensi? Come collochi la questione della grafica d'arte nella storia creativa di un artista? Allora, la grafica d'arte, io c'è da sottolineare questa cosa, io colleziono solo grafica d'arte, quindi... Sei anche un collezionista? Sono anche collezionista, sì, beh, di amici ovviamente, poi ogni tanto compro qualcosa, però colleziono... la fortuna di essere un pittore che vende, quindi ogni tanto hai qualche risorsa per sì, acquistare. Poi, ma più che altro sono scambi, anche certo, con amici, si fanno tanti noi scambi, facciamo eccetera. Tanti baratti. Baratti, il baratto, vabbè, tra noi artisti è la quotidianità. No, la grafica, secondo me ci sono dei punti dolenti. Beh, in Italia dobbiamo sdoganare questa cosa dell'olio su tela. Insomma, pensiamo ancora che un'opera consistente ad olio abbia un valore maggiore di un'opera su carta. Sono d'accordo, sono d'accordo. E quindi io amo la carta e lavoro molto sulla carta, quindi per me la carta è fondamentale. Penso che anche siamo nel luogo giusto anche per parlare di carta. Libri d'artista nella libreria Bocca ce n'è, ci sono i più belli del mondo, quindi sicuramente siamo nel luogo giusto. E quindi penso che un po' abbiamo esagerato con tirature esagerate negli anni passati, cioè abbiamo... Non solo noi, cioè ovviamente quando un pezzo importante, una grafica importante la tiri a un'esagerazione, viene diffuso, perde un po' di... Diventa la confusione fra stampa... Esatto, si crea questo problema. Esatto. Allora molti mi dicono, ma Oppi è una stampa, e ancora c'è questo vulnus culturale che non si capisce che il valore enorme di una stampa d'arte firmata e numerata è un valore pazzesco, nel senso che l'artista ha creato quel lavoro per quella tiratura e per quella situazione, non sono copie, no? Ma anche questo, no. Ma è una copia, no? A volte il pubblico fa questa confusione tra la copia e invece un lavoro di grafica interessante, originale, firmato e numerato. Poi io adoro le basse tirature, è importante anche che la grafica abbia una bassa tiratura. E poi in Italia secondo me dobbiamo imparare, ma pian piano sta arrivando, questa cosa piano piano, però ecco, la carta, l'amore per la carta. La carta. Beh, io sono anche editore da un paio di generazioni almeno, e quindi per me, anche per me, la carta è la carta, la cultura della cultura. E il senso di avere qualcosa di bello espresso in maniera direttamente collegata a un mezzo di comunicazione culturale quale la carta è. Esatto. Senti Giuseppe, a proposito di grafica d'arte, noi riapriremo lo voglio ricordare anche oggi, nella manifestazione Inver Art, Padiglione Arte Giovane, che aprirà il 17 di ottobre e andrà avanti fino al 28
18 di novembre in quel di Inveruno, e non solo in quel di Inveruno, in spazi istituzionali e privati, apriremo anche di nuovo la mostra della storia dei 50 anni del Guado, delle officine creative del Guado, e in quell'occasione stiamo producendo come Guado Officine Creative una cartella grafica dove tu sarai ospite assieme ad altri 5 artisti che sono Bross, Eleonora Corti, Giorgio Aquilecchia, Emanuela Marrella e Luca Domenico Caccaterra. Faremo questa piccola bassa tiratura dove, insomma, ci sarà anche un tuo lavoro, di questo ti ringrazio. Io ringrazio voi di avermi invitato, è anche un bel lavoro e la cartella in generale è molto bella, l'ho vista, ho visto la pre, è molto carina e secondo me è un modo anche per iniziare a collezionare senza spendere molto, per chi magari vuole iniziare ad avere delle opere interessanti in casa può Accedere in approcciarsi, questo accedere, modo. esatto, senza spendere granché e avere delle belle cose, insomma, firmate e numerate. Bene, Giuseppe, un'ultima cosa, poi chiudiamo. Ti volevo sapere da te quali sono, al di là delle cose che hai fatto so che ti hanno fatto un'intervista anche la televisione svizzera e così via, volevo sapere se in questo momento avevi in ballo o in progetto qualche cosa, oppure se stai più concentrato sulla creazione in questo Ma momento. adesso, beh, abbiamo questa cartella grafica da sistemare e da portare a termine. Poi, vabbè, c'è ovviamente Il il padiglione d'arte padiglione d'arte giovane, giovane, che mi piace citarlo perché dove è collabori anche come organizzatore. collaboro da un po', è un'esperienza che vale la pena raccontare anche qui a Milano, interessante. Poi c'era in ballo una bella mostra con la Galleria Brera 1, però COVID permettendo, adesso è un po' Ah, tutto ok, con Brera 1 sospeso. che sono quelli di Corbetta, mi Sì, pare. i Come si chiama? Pandolfi, Giorgio Pandolfi. Pandolfi ed Aaron, però È purtroppo col interessante, mercante molto COVID adesso serio e molto esperto. sì, trattano, sono molto, hanno dei giovani, poi trattano grandi nomi dell'arte Certo, sì, lo contemporanea. conosciamo. Bene, E a così. questo punto ti ringrazio Giuseppe per essere venuto, ringrazio la Social TV di Libreria Bocca, uno spazio all'aperto aperto, e alla prossima, a mercoledì prossimo, con un'altra volta di Il Guado in Galleria. Ciao a tutti! Grazie.